viviamo in un paese ingiusto. Viviamo in un paese che ha dato la pensione a delle persone che hanno 8-16 anni, che magari hanno fatto un giorno alla Camera dei Deputati, che magari hanno fatto una piccola legislatura prima in un consiglio regionale, e ti trovi persone che magari a 35 anni che stavano per andare in pensione gli hanno dato la pensione a 70 anni. Siamo in un paese profondamente ingiusto. Tornando al lavoro, questo cos'è che ha prodotto? Ha prodotto un grande debito, ha prodotto delle diseguaglianze in persone che hanno lavorato 16 anni e che magari oggi si godono la pensione. Io conosco una persona che ha lavorato 16 anni, poi è andato in Brasile, e già da 15 anni che paghiamo la pensione, e magari trovi persone che lavorano e ne hanno magari oggi 50, si vedono una prospettiva chiusa perché l'azienda è chiusa. Questo ha prodotto una grandissima voragine di debito e oggi bisogna pagarla, stiamo pagando poi. Purtroppo ci troviamo in un paese che ha un costo del lavoro elevatissimo. Io viaggio, il mio lavoro principale io non faccio nulla. Cioè, sono prestato alla politica, però la mia attività imprenditoriale, mi rendo conto che noi viviamo in un paese che ha un costo del lavoro enorme. Cioè, un imprenditore cosa fa quando investe? Va a vedere il tessuto sociale, dice bene, come è messo quel paese a livello di costo del lavoro? In Italia è elevatissimo. Poi la persona prende poco come netto, ma il costo del lavoro dell'azienda è quasi più elevato a livello europeo, con lo stipendio tra i più bassi. Poi va a vedere le infrastrutture e si rende conto che paese è. E poi va a vedere il sistema giustizia, quanto tempo ci metto io a recuperare dei soldi dall'azienda se questa azienda non mi paga. Siamo nella classifica mondiale, siamo tra gli ultimi a livello mondiale, e per cui gli imprenditori non vengono, vanno in altri paesi. Questa è la realtà. E che cosa succede al lavoro? L'imprenditore poi non assume. Allora bisogna usare il pubblico dice che non ha soldi. E dico, sicuramente non siamo messi male. Vai all'estero e ti trovi invece con facilità, prendo Londra, siamo 2 ore di volo, dove su 15.000 euro che percepisce un dipendente, il costo del lavoro sono 91 euro. Per cui un cambio completamente diverso. Non voglio dire giusto e sbagliato, ma va cambiato il nostro sistema per dare lavoro. Perché oggi prendo il giornale e mi metto dalla parte di quel signore che questa notte si è ucciso perché non aveva lavoro, ha aperto la finestra. Io mi metto nella parte di quella persona che lascia una moglie, 2 figli, si butta giù dalla terrazza. Questo non deve neanche mai pensarci, mai farlo, perché la cosa più importante è la vita, i figli, e poi una soluzione nel bene o male si deve trovare. La deve trovare la politica, la deve trovare il governo, la deve trovare tutti. Però è mettersi nei panni della sofferenza di queste persone che ci devono far capire che emozioni come questa, perché questa mozione è stata approvata all'unanimità dal Consiglio il 2 marzo, dentro nel vostro caso concreto, sta ancora aspettando una risposta dalla Giunta, cioè il Consiglio, che è l'organo sovrano che decide la legge in Toscana, ha detto cara Giunta, per cui Enrico Rossi, che c'è un nome e cognome, ti devi impegnare su che cosa? A reperire le risorse per l'accordo di programma, dando la priorità alla formazione, al lavoro, allo sviluppo economico, e parliamo dell'area vostra. E di conseguenza su come destinare 5 milioni dell'area, sul reperimento delle risorse, su come recuperare l'area STR. Ecco, stiamo aspettando una risposta della Giunta, i tempi non sono ancora scaduti, quindi mettiamoci anche dalla parte loro, lo devono fare, perché non è una legge anche per la Giunta, è una mozione che però impegna la Giunta a doverci dare una risposta. Speriamo che la Giunta capisca che ci sono delle persone che stanno soffrendo per il lavoro e ci diano una risposta, né io né Tommaso, come vediamo, né la Regione, né il Comune e nemmeno il Governo nazionale. Grazie e buon lavoro.